a San Domenico, Papa Francesco, domenica 1 ottobre, incontrerà il mondo universitario nella sua interezza, tanto quello degli studenti quanto quello dei docenti e del personale tecnico amministrativo. L'incontro avviene per una università che conta più di 900 anni di storia e che quindi può attendere questo, come i precedenti incontri, soprattutto con Papa Giovanni Paolo II, può attendersi una parola interessante e indicativa da un pontefice che è in grado veramente, come Papa Francesco, di dialogare con tutti. L'incontro avverrà nel piazzale di fronte antistante San Domenico e altro luogo significativo. La Basilica di San Domenico accoglie le vestigia del Santo e verrà anche visitata dal Santo Padre. Papa Francesco farà un intervento, ascolterà uno studente, rappresentante di tutti gli studenti, ascolterà il rettore dell'università e poi farà un intervento, non sappiamo bene il suo contenuto, sappiamo che a Roma 3 ha voluto esortare l'università alla cultura dell'incontro, un carattere che è proprio a tutte gli Atenei, luoghi di docenza e di insegnamento. Qui forse toccherà i temi del diritto, della cura alla persona, non lo sappiamo. Sicuramente saranno indicativi non soltanto per la Chiesa bolognese, ma anche per l'università. E una parola che sicuramente potrà indicare alla pastorale universitaria qualche direttiva per continuare a manifestare attraverso iniziative questa cura per l'attenzione per entrare in dialogo con tutti.